Ciao bimbi, bentrovati! Oggi vi racconto una storia molto importante. Vediamo un po' se c'è qualcuno che la conosce già. Da pochi giorni, come sapete, è iniziato maggio, mese in cui la natura si risveglia dal freddo gelido dell'inverno. Siamo infatti in primavera. Sbocciano tantissimi fiori che con i loro colori e con i loro profumi rendono ancora più belli i nostri balconi, le aiuole dei giardini e i parchi. Anche se in questo momento purtroppo non li possiamo vedere perché dobbiamo restare a casa. C'è un fiore bellissimo che sboccia proprio in questo periodo ed è la rosa, la regina di tutti i fiori. Bimbi, ma lo sapete che maggio è dedicato ad una persona davvero speciale, la Madonna, cioè la mamma di Gesù, che si chiama Maria. Ecco perché si dice mese mariano. Maria è come un fiore, il più bello tra tutti i fiori. Vi mostro un'immagine che a me è molto cara della Madonnina. Guardate che bella. Questa è la Madonna della Medaglia Miracolosa, la parrocchia della nostra scuola Regina Mundi. Guardate quanto è dolce il suo volto e com'è bella. Adesso capite perché si dice che la Madonna è proprio come la rosa, cioè la regina di tutti i fiori ed è la più bella di tutti i fiori. Ecco perché la preghiera dedicata alla Madonnina si chiama Rosario. Vi mostro un'immagine della coroncina del Rosario. Ecco qui, questa è la coroncina del Rosario. La preghiera dell'Ave Maria, ripetuta tante volte, è come se formasse una corona di rose profumate da dedicare e offrire a Maria. Ma bimbi, vi ricordate l'Ave Maria? La conoscete bene anche voi? È la preghiera che ogni tanto in classe al mattino recitiamo insieme per dedicare la nostra giornata a Maria. E devo dire che mi mancano molto quei momenti insieme a voi, ma presto ritorneremo a viverli. Bimbi, ma vi starete chiedendo perché Maria è così speciale? Ve lo spiego subito. Allora, Maria è nata in un paesino molto piccolo chiamato Nazareth. La sua mamma si chiamava Anna e il suo papà Gioacchino. Maria si distingueva dagli altri bambini per la sua gentilezza e per la sua bontà. Maria non litigava mai con nessuno e non mancava mai di essere caritatevole. Aiutava sempre i suoi genitori e tutti i suoi amici. Infatti era amica di tutti. Trascorreva il tempo in preghiera e nel servire il prossimo e Dio, che amava con tutta se stessa. E così era diventata grande. Un giorno, mentre filava la lana, le apparve l'angelo Gabriele per annunciarle che il Signore Dio aveva scelto proprio lei per diventare la mamma di Gesù. Ricordate, bimbi, ne abbiamo parlato proprio durante il periodo di Avvento, prima di Natale, facendo drammatizzazioni insieme in classe. Maria pensò: il Signore Dio chiede proprio a me questa cosa così bella, ha scelto proprio me. E rispose subito di sì. Infatti, Maria diventò la mamma di un bambino davvero speciale, di Gesù, il Figlio di Dio. E insieme al suo sposo Giuseppe furono felici di volergli bene e di aiutarlo a crescere. La Madonna, bimbi, non è solo la mamma di Gesù, ma è la mamma di tutti noi. Dal cielo, infatti, si prende cura di tutti noi, ci protegge, ci consola e ci aiuta sempre, perché è proprio qui nel nostro cuore. Ecco, bimbi, ora che vi ho spiegato perché maggio è il mese di Maria. Ricordatevi di dire una preghiera insieme alla mamma, al papà e alla vostra famiglia per chiedere a Maria di donarvi la sua bontà e la sua protezione. Vi abbraccio forte, bimbi. A prestissimo con il prossimo racconto. Ciao!